Buongiorno. Ben ritrovati al Teatro Bellini per la terza giornata delle lezioni di Storia Festival, che si apre alla grande con la lezione della professoressa Eva Cantarella, che sono felicissima di presentare. Qualsiasi mia presentazione non renderebbe mai conto degli studi che ha fatto la professoressa Cantarella e che spetta di diritto antico, soprattutto diritto greco, di storia sociale, del femminile nell'antico. I suoi studi sono fondamentali per appunto i gender studies, come si dicono adesso, e i suoi testi hanno formato tutti coloro che hanno sfiorato gli studi classici. Non ho bisogno neanche di rileggerli perché da classicista li ho studiati anch'io, dall'Ambiguo Malanno, L'amore è un Dio, Gli inganni di Pandora, fino ad arrivare al recente Sparte Atene, e con la casa editrice La Terza sopporta cuore la scelta di Ulisse. Il tema della lezione di oggi riguarda appunto una particolare forma di futuro, il progresso, che è stato affrontato, idea che è stata affrontata da due tragediografi greci, Eschilo nel Prometeo incatenato e Sofocle nell'Antigone. Siamo nella stessa Atene del V secolo a.C. Eschilo mette in scena il Prometeo incatenato, la storia del titano che rubò il fuoco e lo donò agli uomini. Ma pochi anni dopo, nella stessa città, nella stessa polis, Sofocle mette in scena l'Antigone nel famosissimo Primo Stasimo, fa dire al coro degli anziani delle parole molto particolari. Dice: tra tutte le creature viventi non c'è nulla di più prodigioso dell'uomo, anche se l'aggettivo greco che usa Sofocle è molto più ambiguo, e insomma, del resto il titolo è proprio il ruolo ambiguo delle tecniche, e ce lo spiegherà benissimo la professoressa Cantarella. Quindi dice Sofocle: l'uomo sa solcare i mari, sa coltivare la terra, sa combattere le malattie, è un miracolo, ma come sa fare del bene, può fare anche del male. E quindi proprio di Prometeo, Antigone e del ruolo ambiguo delle tecniche ci parla la professoressa Eva Cantarella, accompagnata dalle letture di Claudia D'Avanzo e Simone Mazzella, attori usciti dalla scuola proprio del Bellini, la Bellini Teatro Factory, l'accademia appunto per aspiranti attori. Quindi saremo accompagnati anche dalle due voci dei giovani attori. A voi buon ascolto e buona lezione. Grazie a tutti voi che siete qui e entriamo subito in medias res, cominciamo subito a parlare di questo argomento. Allora, cominciamo vuol dire che può sembrare strano che in un festival dedicato all'invenzione del futuro io venga qui a parlare di due tragici greci, venga a parlare, come ha detto Alessia, i due tragici sono i due tra i tre grandi tragici del V secolo, Eschilo e Sofocle. Può sembrare strano, anche se è importante che io parli di due tragici in un teatro, cosa che mi piace molto. Allora dicevo, può sembrare strano, ma non è affatto strano. Non è affatto strano perché, vedete, io faccio di mestiere lo storico, anzi la storica, e gli storici o le storiche, per definizione, guardano al passato, no? Ma guardare il passato cosa vuol dire? Vuol dire inevitabilmente confrontarsi con il presente. Il presente è qualcosa che è assolutamente indispensabile per progettare il futuro, quindi un collegamento, una ragione c'è di questo mio tornare indietro nel tempo. E devo dire una cosa, che guardare al passato, tra l'altro, è particolarmente interessante. Faccio una piccolissima parentesi autobiografica, perché per spiegare questo rapporto fra il passato e il futuro. Io fin da quando ho cominciato questo mestiere come giovane assistente all'università, ho cominciato a studiare per scrivere, e i temi che ho scelto mi sono sempre stati dettati, i temi del passato da studiare, sono stati dettati sempre dalle contingenze del presente. Faccio un esempio di un paio, tanto per dare un'idea. Io ho cominciato a studiare la condizione femminile dell'antichità, delle donne greche in particolare, quando si studiava molto poco. Ma perché l'ho fatto? Beh, erano gli anni 70, erano gli anni in cui c'erano i primi movimenti, qui non era ancora passata, è stata approvata la riforma del diritto di famiglia nel 75,
in cui la condizione delle donne era disastrosa, e per i giovani sono molti qui, mi piace molto, perché siamo tanti, è importante ricordarlo. Beh, insomma, quando prima del 1975, prima di quella riforma, per esempio il codice, il nostro codice civile, diceva, c'era scritto nel codice civile, che la moglie deve seguire il marito ovunque il marito decide di fissare la sua residenza. Io credo che questo basti a dare un'idea di che cos'era la condizione femminile. Non era neanche concepibile che una donna lavorasse, perché il suo dovere era spostare la residenza, addirittura magari la città, no? Seguendo il marito. Per dire una, ecco, in quel momento io allora mi sono chiesta, ma com'è possibile che sia così difficile cambiare queste cose? E allora mi sono voltata, ho cominciato a studiare le donne greche, poverette, e le donne romane, un po' meno poverette, ma poverette anche loro, in un certo senso, per capire a che cosa erano dovute queste difficoltà. E l'ho capito, credo di avere capito, cioè questo mi ha aiutato a capire non solo perché era difficile, e questo voleva dire capire perché era difficile, voleva anche dire riuscire a immaginare il modo per superare questa cosa. Stessa cosa mi è accaduta quando ho studiato, vedete, quando allora negli anni 70 cominciava a dire che non era vero che l'omosessualità era contro natura, e allora che mi sono messa a studiare la bisessualità, che poi non è bisessualità, la sessualità dei greci. Questo era solo per dirvi l'importanza del rapporto con il passato per progettare il futuro. Allora, ecco, allora bisogna, questo era un'introduzione, diciamo. Allora, questa necessità di ritornare al passato si è fatta sentire ancora una volta quando, appunto, sollecitata dal tema di questo festival, quando mi sono in particolare interessata al ruolo delle tecniche, usando la parola le tecniche per tradurre la tecnica, dovrei dire meglio fosse la scienza, comunque dirò tecniche, diciamo dure un po' le tecniche, ci intendiamo. Perché vedete, mai come oggi, lo sappiamo benissimo, siamo di fronte all'ambiguità di queste tecniche, mai come oggi in anni di Covid ci possiamo rendere conto di questo, le scienze ci hanno salvato la vita di milioni e milioni di persone grazie all'invenzione dei vaccini, ma nello stesso tempo un uso assolutamente dissennato in materia ambientale è arrivato a mettere in pericolo la sopravvivenza del pianeta, quindi siamo di fronte veramente all'ambiguità delle tecniche, al pericolo quindi anche delle tecniche. E allora di qui è nata la domanda, cioè la curiosità di capire qual era il rapporto dei nostri più antichi antenati occidentali, quindi ovviamente i soliti greci, con la tecne. Cioè, quando i greci, se, ma certamente se lo sono posti, quando i greci si sono posti il problema delle tecniche, della tecne, e eventualmente dei loro pericoli, della loro ambiguità, se ne sono resa conto. Allora io ho cercato nelle fonti ovviamente a cercare qualche traccia, qualche indicazione che mi desse una risposta. E allora questa ricerca come di indizi, di supposizioni, mi sono imbattuta nei due tragici di cui parlavo prima, ecco. Ma che sono molto interessanti perché naturalmente risalgono a un momento, che è il V secolo a.C., nel quale diciamo che le aspettative degli ateniesi verso il futuro erano, direi, necessariamente positive. Era il momento di maggiore espansione politica, di splendore culturale di Atene, no? Quindi è lecito pensare che esponenti, quelli che vivevano in quel secolo, guardassero al futuro come una strada in salita, una strada verso una prosperità maggiore, anche un potere maggiore, tutto con grandi aspettative positive. Ecco. Cosa, attenzione, questa è una cosa che bisogna ricordare, che per i greci non è stato sempre così, perché vedete, prima di arrivare non solo al V secolo, ma per molto molto tempo prima, i greci avevano avuto una concezione del tempo nel quale non era il progresso, la possibilità di migliorare non era prevista, perché avevano, forse per il flusso orientale, i greci credevano che il tempo fosse il famoso tempo ciclico, no? E il tempo che cos'era? Il tempo era
un cammino circolare, questo si chiama, viene chiamato il tempo ciclico, che tornava sempre indietro, in un susseguirsi ininterrotto, perenne, un allontanarsi continuo dall'originale, che era l'originale di felicità e di perfezione, per arrivare invece al mare e poi tornare da capo. Quindi questa è una concezione del tempo molto interessante, qualche parola in più vale la pena dirlo, perché siccome per fortuna c'è un autore che ce la racconta, che è Esiodo. Esiodo, come sapete, è il primo grande poeta greco, naturalmente dopo Omero, contadino vissuto in Beozia tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, in un'opera chiamata Le opere e i giorni, in cui raccontava appunto le fatiche e le opere dei contadini, di quelli che coltivavano la terra. Beh, ci racconta le tappe di questo tempo ciclico. Allora, la prima tappa era l'età dell'oro, scrive Esiodo, durante la quale Crono, che allora era il capo degli dei, ha creato una prima stirpe mortale, quella dell'oro appunto. Come erano uomini e donne che vivevano assolutamente felici, senza nessun problema, nessuna necessità di preoccuparsi, neanche di preoccuparsi della vita. La vita era felice. Vivevano felici come gli immortali, non invecchiavano mai, erano senza dolori, senza preoccupazioni, non invecchiavano mai, e a un certo punto morivano quasi addormentandosi senza rendersene conto. Questa è l'età dell'oro. L'età dell'oro che però viene seguita da una seconda stirpe, che è l'età naturalmente quella dell'argento. Allora, quella dell'argento è un'epoca inferiore alla prima, no? Durante la quale gli uomini della stirpe dell'argento erano caratterizzati da questo. Finché erano giovani vivevano felici e serenamente, ma crescendo, diventati adulti, diventavano talmente bellicosi che erano caratterizzati da quella che per i greci era l'unico vero peccato, la hubris. La hubris è una parola difficile da tradurre, vuol dire dismisura, tracotanza. Tracotanza soprattutto nei confronti degli dèi, che quindi indignati diventano tracotanti nei confronti degli dèi, non rendono loro i dovuti sacrifici. Allora Zeus, che nel frattempo è succeduto a Crono, li fa estinguere, Esiodo scrive spingendoli sottoterra, e crea una terza stirpe, che è quella del bronzo. Allora, gli esponenti dell'età del bronzo erano dotati di una forza immensa e di un cuore duro come il diamante, ma erano questi talmente anche bellicosi da combattersi fra loro, arrivando al punto di estinguersi, e quindi lasciano il campo alla quarta stirpe, che è la stirpe, Esiodo la chiama divina, degli eroi, che è giusta e buona, ma purtroppo anche lei finisce, perché questi muoiono tutti per le guerre. E Giro dice, alcuni muoiono combattendo alle sette porte di Tebe, chiaro riferimento a Eteocle, Polinice, i figli di Edipo, che si uccidono combattendo per la successione al trono del padre. E altri, dice Giro, combattendo sotto le mura di Troia, ovviamente, per andare a recuperare Elena, che era fuggita con padre. E quindi questi spariscono anche loro, e al loro posto arriva la quinta stirpe, che è quella del ferro. Qui il povero Esiodo, che ci racconta, ci fa sapere tutto questo, cede alla disperazione, perché dice, questa è la stirpe, io appartengo purtroppo a questa stirpe, una stirpe infelice, la peggiore. Noi siamo afflitti da ogni male, siamo persino costretti a lavorare per sopravvivere, questa evidentemente è una novità all'interno di questa evoluzione, e subiamo una serie continua di ingiustizie. Quindi siamo arrivati con questo alla quinta stirpe, che è la stirpe del ferro, l'età del ferro. A questo punto però tutto ricomincia da capo, perché vi ho detto, il tempo ciclico è un rivolgersi, un ritorno continuo, e quindi si ricomincia da capo. Allora, voi capite che questa è una concezione del tempo alla quale l'idea del progresso è assolutamente estranea, quindi completamente diversa. Torniamo ai nostri ateniesi, a Eschilo e a Sofocle. Beh, è il V secolo, è un momento, dicevamo prima, è il momento nel quale Atene si sta avviando, è al massimo del suo splendore, della sua cultura.
Quindi, come poteva essere, come potevano immaginarsi il futuro gli ateniesi di quell'epoca? Beh, a dircelo è una celeberrima orazione di Pericle, perché Pericle, quella che Pericle pronuncia, forse molti di voi la ricorderanno, gli studenti senz'altro l'avranno letta, è l'orazione di Pericle nel 431 per celebrare i morti del primo anno di guerra del Peloponneso. E l'anno, c'è un'espressione bellissima di Tucidide che ce la racconta, e dice: l'anno nel quale Atene ha perso la sua primavera, tutti sui giovani. I giovani, dice Tucidide, allora Pericle, Tucidide Pericle, dice: i giovani di quell'anno hanno sacrificato la vita per la gloria di una città diversa da tutte le altre. Quindi adesso leggo proprio da Tucidide le parole di Pericle. Atene ha una costituzione che non si ispira a quella dei vicini. Gli ateniesi sono un esempio per gli altri, non sono degli imitatori. Di fronte alla legge, nel campo degli interessi privati, siamo tutti uguali, ma nell'amministrare l'amministrazione dello Stato preferiamo chi emerge in un determinato settore, non per la sua appartenenza sociale, ma per quello che vale. Se qualcuno è in grado di fare del bene alla città, la povertà e il rango sociale non glielo impediscono. Noi ateniesi rispettiamo le leggi e le regole sociali, anche se non scritte, e siamo diversi, sottinteso dagli spartani, poi torniamo su questo, in guerra. Noi non contiamo sui preparativi di difesa e gli inganni, ma sull'audacia della nostra azione. Noi non sottoponiamo i nostri giovani a una vita faticosa e rischiosa per renderli virili, ma non per questo non sappiamo affrontare i pericoli. Cosa questa, aggiunge Pericle, che non ci impedisce di essere raffinati e di amare la conoscenza. Voi vedete che il riferimento negativo è sempre Sparta. Aristotele diceva addirittura, sapete che gli spartani erano laconici proverbialmente, e lui diceva che non sapevano neanche scrivere. Ecco. Quindi, questa è, ve l'ho letta però, perché è la visione, no, del presente e del futuro degli ateniesi di quell'epoca. E la conclusione del discorso è questa: per questa ragione Atene è la scuola della Grecia. Allora, anche se è ovvio che questo discorso è molto idealizzato, se volessimo entrare in questo avremmo bisogno di un'ora solamente per spiegare come non sia vero. Questo è il sogno di Pericle. Certamente è un momento nel quale una parte, una piccola parte, l'elite della città poteva godere dei privilegi e dei benefici di cui ha parlato, parla Pericle, ma insomma che Atene, nel momento della sua massima democrazia, che Atene fosse democratica, nel senso che intendiamo oggi noi e come la descrive Pericle, purtroppo non è vero, e che non toglie naturalmente tutti i meriti che aveva. Va bene. E dicevo, anche se molto idealizzato comunque, perché abbiamo letto questo? Perché ci dà un'idea di quale poteva essere comunque l'idea del futuro degli ateniesi di quell'epoca. E del resto, beh, poi torneremo su questo, a dircelo meglio ancora è il Prometeo incatenato, ma il Prometeo incatenato. Strumento incatenato, che sapete, è parte di una trilogia, si chiamava Il Prometeo portatore di fuoco, il Prometeo incatenato e poi il Prometeo liberato. È rimasto solamente il Prometeo incatenato, che racconta, come certamente molti di voi sanno, e gli studenti certamente sanno, ecco, non entro qui nel dibattito se sia autentica o meno questa tragedia. È stato messo in dubbio, ma io credo che gli argomenti, anche se fondati di chi non ci crede, non siano sufficienti a farcelo scorrere. Quindi diciamo, accettiamo come la maggior parte degli autori l'idea che sia veramente di Eschilo. E allora, che cosa ci racconta? Ci racconta la storia di Prometeo. Allora, Prometeo, non lo so, voi sapete che Prometeo era di stirpe divina, era figlio del titano Giapeto, quelli sono stati poi vinti i titani da Zeus, degli dei olimpici, e apparteneva quindi a una stirpe divina, ma amava a tal punto i mortali che aveva fatto una cosa che Zeus non gli aveva perdonato,
ci aveva rubato gli dèi il fuoco per regalarlo ai mortali. Il fuoco che è la cosa che consente ai mortali di sviluppare le tecniche, quindi di avvicinarsi, no? Ai mortali, di accorciare la distanza tra mortali e immortali, cosa che naturalmente Zeus non gli perdona e decide di punirlo. Decide di mandare due punizioni ai mortali, perché due punizioni per questo fatto. Uno che è diretto, una punizione specifica per Prometeo e una a tutta l'umanità. Perché? Perché l'umanità tutta ha beneficiato del dono del fuoco e quindi della tecnica. Allora, anche se ci porta leggermente fuori strada, vorrei fare un piccolo inserto, dire qualche cosa su questa punizione mandata a tutta l'umanità. Beh, qual è la punizione? Perché è importante, perché ci dice molte cose interessanti. Allora, qual è la punizione? Beh, la punizione è questa. Fino a quel momento gli uomini immortali erano vissuti felici. Devo dire che fino a quel momento i mortali erano tutti uomini. Come si riproducessero non è detto, ma comunque erano tutti uomini. E per punirli che cosa fa Zeus? Manda fra loro Pandora, la prima donna, che viene spesso chiamata l'Eva greca. Ma era sbagliato, è erroneo, è molto sbagliato chiamarla l'Eva greca, perché è molto diversa questa Eva greca, Pandora, dall'Eva ebraica. L'Eva ebraica, lo sappiamo benissimo, viene mandata nel paradiso terrestre da Dio per fare compagnia ad Adamo, che tutto solo si annoiava, nasce dalla sua costola e quando si sveglia, dopo essere stato addormentato a questo scopo, dice: ah, come sono contento, finalmente ho una compagna. Quindi Eva ebraica viene mandata, ha certamente una posizione subalterna, però è pur sempre una compagna. L'Eva greca, la cosiddetta Eva greca, no, viene mandata per punirli. È Esilio che ci racconta tutto questo e dice: gli uomini che fino a quel momento vivevano felici, a causa di Pandora, hanno delle donne, quindi hanno conosciuto l'infelicità. Non vi sto a raccontare i particolari, ma perché ve l'ho detto questo? Beh, ve l'ho detto questo perché dimostra una cosa, perché dobbiamo ricordarci che senza togliere niente all'infinità di debiti che noi abbiamo nei confronti dei greci, no? Non è anche bisogno di dirlo, dal teatro, l'arte, la scienza, la letteratura, la politica, tutte queste cose, beh, i greci ci hanno anche lasciato un'eredità che avremmo preferito non avere. Che cos'è? È la misoginia mostruosa dei greci, che non solo che, non posso raccontarvi tutte le manifestazioni, ma direi che basta questo, a un certo punto arriva Aristotele a teorizzarla. Una cosa teorizzata da Aristotele ha una certa conseguenza, l'ha avuta attraverso i secoli, anzi i millenni. Lui spiega perché le donne sono inferiori, oltre a essere quelle che siano quelle che portano l'infelicità, ce lo dice Giro. Aristotele ci spiega che sono inferiori perché poverine non hanno il buleotikon, che è la capacità di ragionare pienamente. Qualcuna ce l'ha, ma in modo attenuato. Questo è importante perché, dicevo, insieme ai tanti debiti, beh, ricordiamoci che neanche i greci poi erano perfetti. Ecco. Chiusa la parentesi e torniamo alla punizione, quella importante. Allora, la punizione che ci viene raccontata nel Prometeo in Catena, quella importante, quella che ci interessa di più oggi. Allora, Prometeo, per aver rubato il fuoco agli dèi, incarica Kratos e Bie, che sono forza e violenza, di prendere Prometeo, di portarlo in cima a una montagna ai confini del mondo e lì di incatenarlo alla roccia, legandogli il collo, le mani, i piedi, le caviglie alla roccia con delle catene assolutamente indissolubili. E lì noi lo troviamo nel Prometeo incatenato, solo, abbandonato e disperato, che nonostante questa situazione però
non è affatto pentito e rivendica tutti i suoi meriti nei confronti dell'umanità. Però ecco, prima, poi ci arriveremo, di soffermarci sulle parole con cui lui rivendica questi meriti, ecco, bisogna ricordare un'altra cosa, mi piace ricordare un'altra cosa. In altre fonti la punizione di Prometeo non è diversa, nel senso che a questo incatenamento che vi ho appena descritto si aggiunge il famoso avvoltoio che tutte le notti arriva e gli mangia il fegato. E il fegato risale tutte le notti e quindi questo tormento è eterno, continuo e si ripete. Chi è l'autore che ce lo racconta? Questo è Esiodo, questa volta nella Teogonia. Allora, questa dell'avvoltoio che mangia il fegato è una fantasia punitiva di Esiodo, che c'era probabilmente anche una, forse in qualche forma, chi lo sa, insomma, non sappiamo da dove viene, però è una fantasia punitiva di Esiodo, che però rende la punizione di Prometeo, fatta da lui, molto diversa da quella della quale ho parlato prima, no? Quella di Prometeo, semplicemente, diciamo semplicemente il cavettinato. Perché è diversa? Perché mentre il supplizio di, come dicevo prima, descritto da Esiodo, l'avvoltoio, serve semplicemente, voglio dire, una concessione al pubblico, no? Di grande effetto, certamente, una fantasia punitiva di grande effetto sul pubblico, ma non è vera. Beh, la punizione descritta da Prometeo è esattamente la perfetta descrizione di un'esecuzione storicamente esistita e applicata regolarmente nel V secolo avanti Cristo a chi? Proprio ai ladri. Ecco, questo supplizio si chiamava apotumpanismos. La parola viene da tumpanon. Tumpanon vuol dire palo, bastone. E che cos'era questo tumpanon? Era un bastone, appunto, che veniva infisso alle porte della città. Quando? Quando c'era stato un processo per furto. E qua, allora, se il condannato veniva, se l'accusato veniva condannato, veniva immediatamente piantato il palo alle porte della città e il ladro condannato veniva portato lì. E lì veniva legato esattamente come viene descritto da Prometeo, no? Mani, allora, collo, mani, piedi, la descrizione di Prometeo è perfetta, legato lì e abbandonato. Abbandonato, tenete presente, è una morte crudelissima, perché le fonti ci dicono che il poveretto poteva sopravvivere anche 10-12 giorni per molto tempo, quindi non solo legato e incatenato, ma immaginate le torture degli animali che lo mordevano, la gente che passava, le persone che andavano apposta magari, perché ci sono sempre state questo tipo di persone per infliggere, quindi una punizione di una crudeltà incredibile. Però l'ho voluta ricordare, non per la sua crudeltà, che non ci può sorprendere purtroppo, non solo allora le condanne a morte vengono a volte in un orrendamento crudele, no, l'ho voluto ricordare per segnalare, perché non ci si pensa spesso, ma che la tragedia è fonte, oltre che tutto, è anche fonte di conoscenza molto attendibile delle istituzioni politiche e sociali, in questo caso del diritto criminale, di alcune istituzioni del diritto criminale della città di Atene, che veramente la tragedia, alla quale non si pensa mai come fonte di conoscenza della società reale, la tragedia è una delle fonti, è veramente una delle fonti più importanti. Ecco. E prima però di ascoltare finalmente la lettura delle parole di Prometeo, devo ricordarvi una regola fondamentale per capire che cosa. Beh, la regola fondamentale che consente di capire quella, il fenomeno che io vorrei, potremmo definire il miracolo, della perenne attualità della tragedia greca. Non ho bisogno di dirvi che la tragedia greca viene riproposta, è stata riproposta e continua a essere riproposta in tutto il mondo dal giorno nel quale, dalla singola tragedia, dal giorno nel quale sono state scritte fino ad oggi. Come si spiega questa perenne attualità? Beh, si spiega alla luce di una
regola che non è molto conosciuta, ma è fondamentale per capire questa cosa, che viene chiamata la regola della distanza tragica. Scusate, guardo l'ora perché ho la brutta abitudine, non l'ho guardata all'inizio. Allora, la regola della distanza tragica. Cosa diceva la regola della distanza tragica? Diceva che gli eventi andati sulla scena tragica non dovevano avere alcuna relazione specifica con i problemi della città in quel momento, no? Gli eventi andavano proiettati nel tempo senza tempo del mito, infatti sono tutti, no, collocati nel tempo del mito. Era una regola, attenzione, questa della distanza tragica severissima. Si racconta che Frinico, uno dei primi tragici, aveva messo in scena la presa di Mileto, che era stata fatta poco tempo prima, e quando gli ateniesi l'avevano assistito a questo, era successo, si è messo a piangere, scoppiati tutti in lacrime. Frinico era stato multato, mi pare, 1000 dracme, una pena enorme, e era stato vietata, la tragedia era stata vietata, non poteva mai più essere rappresentata. Questo per dirvi com'era importante questa regola della distanza tragica. Attenzione, questa regola che a prima vista può far pensare non si fa riferimento a avvenimenti specifici, quindi non ha un interesse politico, diciamo. Beh, non è vero, perché invece di distogliere l'attenzione dalla politica della città, in realtà la attraeva, perché la attraeva sui temi che di volta in volta andavano sulla scena proiettati nel tempo del mito. Cerco di fare un esempio. Prendiamo Medea. Quando pensiamo a Medea, cosa pensiamo? La prima cosa che pensiamo è la storia, la tragica storia, la fine tragica di un rapporto fra due uomini, tra un rapporto tra generi, no? Finito, come ben sappiamo, con la famosa uccisione dei figli. Però attenzione, Euripide, quando l'ha scritta, non aveva in mente solo quel tema. Aveva in mente anche un altro tema altrettanto importante, legato a questo, altrettanto importante, qual era? Era il tema degli stranieri, nei confronti dei quali, come sapete, i greci non erano esattamente molto. L'idea dei greci era che la civiltà finiva dove finiva la loro lingua e la loro cultura, no? Quindi tutti quelli che non erano greci, non parlavano greco, erano barbari, barbari, come si dice, no? Pronunciavano solo queste parole. E Medea, attenzione, solo una straniera, era una straniera che veniva dalla Colchide, che era un paese ai confini del mondo, quindi praticamente quasi barbaro, ed era anche una maga, cioè aveva tutti i caratteri per essere vista negativamente. Ma attenzione, Medea non era una sola straniera vista male perché era una straniera donna e maga. Era una straniera particolare, era quella che noi oggi chiamiamo un esule. Attenzione, questo non è questa è una cosa che, sulla quale Euripide insiste, infine, non fa altro che ripetere, la povera Medea non fa altro che dire alla donna di Corinto, no? Quando viene a sapere cosa è successo, la storia la conosciamo troppo bene per doverci fermare su questo, lei dice, ma voi, se vi succede quello che vi succede, se vostro marito vi pianta, voi potete tornare, avete una casa, avete una famiglia, siete qui. Io dove vado? Io non ho più una patria. Non ho più una patria perché, come sapete, ha tradito la patria per aiutare Gesone. Non ho più una famiglia. Gesone le aveva promesso di sposarla e poi aveva deciso di sposare la figlia del sovrano di Corinto, dove erano rifugiati. Non ho più assolutamente. Lo dice ossessivamente, veramente, in modo, se lo rileggete Medea, vedete come insiste su questo. Quindi Medea che cos'è? Medea è un'esule, non è solamente. Allora, Euripide affronta il problema degli esuli. Voi rendete conto anche del coraggio di Euripide nell'affrontare questo tema, perché gli greci appunto erano talmente, diciamo, xenofobi, talmente poco si interessavano agli stranieri da chiamarli barbari. Però lui vuole fare presente questa situazione e insiste su questa situazione, no? E in questa situazione, al punto che
per rendere, ecco, al punto probabilmente da introdurre lui nella storia di Medea l'uccisione dei figli. Perché voi sapete che nelle tragedie precedenti, di Medea precedenti a quella di Euripide, non era Medea a uccidere i figli, erano gli abitanti di Corinto oppure le donne degli abitanti di Corinto. In Euripide diventa lei, e poi nella nostra tradizione oggi ormai è sempre lei che li uccide. Ma io credo fermamente, invece, come credono molti, nell'ipotesi che sia stato Euripide a introdurlo. Perché l'ho introdotto? L'ha introdotto proprio per mettere l'accento sulla drammatica attualità degli esuli, no? Attualità anche oggi, tra l'altro, degli esuli, che come Medea, appunto, non avendo un posto dove tornare, una patria, eccetera, eccetera, possono arrivare persino a fare una cosa come uccidere i figli, quindi non tanto o non solo come reazione al comportamento, come punizione, diciamo, nei confronti di Giasone, ma come unica possibilità di evitare ai figli una morte ancora peggiore di quella che infligge lei. Allora, perché vi ho raccontato tutto questo? Perché questo spiega, è uno con riferimento a questa tragedia, insomma, spiega il perché del fatto la regola della distanza tragica abbia reso eterni i temi. Tant'è vero che, per esempio, un caso che mi viene in mente, qualche anno fa, c'è una Medea è forse la tragedia che più viene continua a venire riproposta, è diventata il simbolo di qualunque oppressione, non solamente di genere, no? Ma politica, etica. E qualche anno fa in Sudafrica c'è stata una Medea che si chiamava Demea, che uccide un Giasone che è un olandese, ecco questo. Allora, ho voluto insistere sulla regola della distanza tragica, che non viene spesso presa in considerazione, ma veramente ci spiega le ragioni della eternità del mito greco, della tragedia e del mito greco. E dopo tutte queste premesse lunghissime, delle quali mi scuso, ma mi sembravano argomenti che era necessario in qualche modo toccare, siamo arrivati al momento in cui finalmente lasciamo la parola a lui, cioè a Prometeo. Un tempo i mortali non conoscevano dimore di mattoni, né l'arte di lavorare il legno, ma si scavavano tale sottoterra come le formiche nel fondo di antri, senza sole. Non avevano segno sicuro dell'inverno, o della primavera fiorita, o della fruttuosa estate, ma operavano senza criterio, finché io insegnai loro a discernere il levare e il tramontare incerto degli astri. E anche il numero, suprema delle invenzioni, operosa madre di ogni cultura, io trovai per loro. E per primo domai gli animali, perché obbedissero e prendessero il posto dei mortali nelle fatiche più dure. E sotto i carri risi docili alle retini i cavalli, ornamento di fastosi lussi. E nessun altro, se non io, inventò gli scafi, che con ali di lino, errando sul mare, portano i naviganti. E io, che tali invenzioni trovai per gli uomini, io stesso, ora l'infelice, non ho espediente alcuno per sottrarmi a questa tortura. Ma più ancora stupirai a sentir le altre cose, quali arti e quali mezzi io escogitai. Questo è il più grande. Se uno di loro cadeva in malattia, non aveva rimedio, né cibo, né bevanda, né unguento, ma prima che io insegnassi loro a mescolare quelli idonei a scacciare ogni morbo, morivano per mancanza di farmaci. Io insegnai loro a distinguere le diverse forme della divinazione, a partire dalle visioni veritiere che vengono durante il sonno, a individuare le forme oscure dei presagi, così come il significato degli incontri nei cammini.
e insegnai loro a distinguere il senso del volo degli uccelli a seconda che venissero da destra o da sinistra, nonché il significato del comportamento di ciascuno di essi, i loro odi, i loro amori e le loro capacità di convivere. Da me appresero a distinguere dal colore e la levigatezza delle viscere, oltre che dalle forme diverse del lobo e della bile, se il sacrificio era o non era gradito agli dèi. Questo io feci, e anche altro. Chi potrebbe dire di aver trovato prima di me bronzo, ferro, argento e oro, doni utili e nascosti nella terra? Nessuno potrebbe farlo, se fosse onesto. In brevi parole, ascolta. Tutte le arti che i mortali conoscono vengono da Prometeo. Allora, è difficile alla luce di questa celebrazione non pensare che il pubblico ateniese immaginasse che le tecniche, le quali la loro civiltà, le scienze, le quali la loro civiltà doveva la sua grandezza, non riservassero ad Atene un futuro sempre più felice. Presumibilmente, le aspettative di gran parte degli ateniesi erano di questo tipo. E a confermarlo sembra intervenire di lì a non molti anni, nel 442, questo era il 460, 30 anni prima, all'incirca 30 anni prima, i versi con cui, a pochi anni di distanza, dicevo, dal Prometeo, Sofocle, nel celebre primo stasimo dell'Antigone, ricorda a sua volta i progressi raggiunti grazie alle tecniche. Prima di lasciare la parola alla lettura, vorrei ricordare, come ha ricordato Alessia, le parole greche di quell'inizio di questo stagno sono pollata deina, 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 deinos, è una parola ambigua perché ha due sensi. Pollata deina può voler dire tante sono le cose meravigliose, prodigiose, ma anche terribili, cioè deina può essere positivo e negativo, ma in questo caso, si vede dal seguito del testo, è positivo, niente è meraviglioso come l'uomo. Come ci dice Sofocle nei versi che adesso ascolteremo. Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell'essere umano. Egli avanza anche attraverso il canuto mare nel nuoto tempestoso, muovendo tra le onde che ingolfano intorno. Egli lavora infaticabile l'eccelsa, eterna terra, e volgendo gli aratri di anno in anno, la rivolta con i muri, figli dei cavalli. Ingegnoso qual è, avviluppa nelle sue reti e fa sua preda la razza spensierata degli uccelli e le stirpi delle fiere selvatiche e le creature marine dei flutti. E vince con le sue trappole l'animale agreste che vaga per i monti e sottoporrà il cavallo dalla folta criniera al giogo ricurvo e il montano instancabile toro. Egli, da solo, apprese parole e pensiero celere come vento e impulsi di civili ordinamenti e ricco di risorse imparò a salvarsi dai rovesci del cielo, di inospiti geli e di gravi piogge. E mai egli muove senza risorse incontro ad alcun evento futuro. Dade soltanto non trovò scampo, anche se ha escogitato salvezza da morbi incurabili. Avete sentito, siamo di fronte a una esaltazione delle conquiste delle tecniche che non è molto diversa, non è meno importante di quella che abbiamo sentito prima, no? Di quella del Prometeo. Si tratta, certo, è certamente più breve, ma insomma il
spartani sono assolutamente, fino a questo punto, assolutamente identici. Ecco. Ma a un certo punto succede qualche cosa. A un certo punto, immediatamente dopo l'ultimo verso che abbiamo sentito, il discorso cambia registro. Perché? Perché Sofocle comincia a parlare in prima persona. Fin qui è un discorso impersonale. Diventa un discorso personale. E Sofocle ci parla personalmente. Parla personalmente e fa dei commenti, che sono quelli che adesso ascolteremo. Possedendo, al di là di ogni speranza, l'inventiva dell'arte, l'essere umano muove talora verso il male, talora verso il bene. Se nella sua inventiva inserisce le leggi della terra e la giustizia giurata sugli dèi, eleva la sua patria. Ma senza patria è colui che per temerarietà si congiunge al male. Non abiti nel mio focolare, né pensi come me, chi agisce così. Beh, sono solamente 9 versi nel testo, 9 versi ma fondamentali, perché cambiano completamente la prospettiva. Beh, di colpo, appunto, di modo inaspettato, non ce l'aspettiamo assolutamente. Il discorso passa dal piano generale al piano personale. Lui soffre che personalmente lui comincia, mette in luce, ma in modo io direi violento addirittura, il suo disprezzo totale per quelli che fanno un uso pericoloso, sbagliato delle tecniche, delle scoperte scientifiche. Lui dice: gente che appartiene a un mondo col quale non solo io non voglio avere a che fare, ma del quale non vorrei neanche conoscere l'esistenza. Proprio è, non c'è dubbio che il tono è questo, il significato è questo. Allora, ecco, io direi che è difficile, di fronte a una presa di posizione drastica, ribadita con tanta forza come questa di Sofocle, non pensare che nell'Atene del momento ci fosse una diffusa consapevolezza dei rischi del cattivo uso, del possibile cattivo uso delle conquiste tecnologiche. Grazie a queste poche, versi, 9 versi, parole di Sofocle, il discorso diventa radicalmente diverso da quello fatto da Eschilo nel Prometeo. Perché al centro del discorso, qui in Sofocle, non sta più il Dio, sta l'essere umano, la sua capacità di autodeterminarsi, quella che gli americani e gli inglesi chiamano authorship. L'essere umano ha preso da tempo consapevolezza del fatto di essere autore delle sue opere. Allora, in Eschilo, e quindi i personaggi cambiano, perché in Eschilo il Prometeo è un benefattore senza ombre. E in Sofocle la tecne è qualcosa che, come dicevamo, della quale, come dice, si può fare buon uso e si può fare cattivo uso. Quando si cede all'audacia, o peggio ancora alla hubris della quale abbiamo parlato, allora il futuro della città, dice lui, muove verso il male, verso la rovina. Il Dio è scomparso. La civiltà e il progresso sono il frutto dell'ingegno dell'essere umano, che guarda con orgoglio le sue conquiste, ma è consapevole dei pericoli di queste. Cioè, quella di Sofocle è un'etica laica, è l'etica nostra, è l'etica della responsabilità. Cosa sia accaduto ad Atene negli anni, in quei 30 anni intercorsi, è un problema ovviamente difficile che certamente non possiamo affrontare in questa sede. Però ecco, io vorrei concludere con questo: a volte bastano pochissimi anni per cambiare non solo una città, ma cambiare il mondo. Abbiamo imparato a farlo noi in 2 anni, 2 anni e mezzo, quando è stato il Covid. La tecnica, grazie all'invenzione dei vaccini, come dicevamo all'inizio di questa nostra conversazione, ha salvato milioni di vite, ma contemporaneamente i nostri comportamenti dissennati in materia ambientale sono arrivati a mettere in pericolo l'esistenza stessa del pianeta. Cioè, in un momento come questo, come oggi, quello nel quale viviamo, nel quale le domande sul nostro futuro accompagnano in ogni momento e ogni aspetto la nostra vita, i greci sono ancora con noi a ricordarci che gli arbitri del nostro futuro siamo noi
Grazie.